Beppe Grillo spaventato dall'utero in affitto, e anche la fantasia, la celebre fantasia di Beppe Grillo ha un limite, capito? La celebre fantasia di Beppe Grillo è militata, c'è un limite, come l'universo, è limitata, perché Beppe Grillo, eccolo qua, vedete la lettera di Beppe Grillo, perché mi spaventa l'idea di un sentimento low cost. Caro Beppe Grillo, Beppe Grillo, sei un erede di Marco Pannella, sei un erede di Marco Pannella, ma non ce l'hai la fantasia di Marco Pannella. C'hai una grande fantasia, Beppe Grillo, ma non come quella di Marco Pannella. Ti spaventa l'utero in affitto, ti spaventa? Ma perché? Beppe Grillo, ma che cos'è il matrimonio? Il matrimonio, anziché essere un utero in affitto, è un utero comperato col matrimonio, è un utero comperato. E le donne sono contrarie all'utero in affitto, perché le donne non vogliono affittarlo il loro utero, lo vogliono vendere al marito col matrimonio. E sull'utero in affitto si può fare lo stesso discorso che si può fare sulla prostituzione. Con la prostituzione la donna, Beppe Grillo, la donna vende la sua figa, cioè affitta, no, vende, affitta la sua figa. E con l'utero la donna, cioè nella fattispecie giuridica concreta, con l'utero la donna affitta il suo utero. Invece col matrimonio la donna non affitta, ma vende, viene comprata sia come figa che come utero. E questo è il matrimonio in patriarcato, Beppe Grillo. E poi Beppe Grillo, il matriarcato è the business is the business. Beppe Grillo, devi leggere quest'opera. Quest'opera sta a fondamento dell'ideologia pentastellata, Beppe Grillo. In patriarcato il vero Dio è il denaro. Puoi tu sconfiggere la prostituzione, Beppe Grillo? E con la prostituzione la donna mette in affitto la sua figa? E così, Beppe Grillo, tu non potrai sconfiggere l'utero in affitto? Perché con l'utero in affitto la donna mette in affitto il suo utero. Così, come in patriarcato con la prostituzione la donna mette in affitto la sua figa, così in patriarcato ora la donna può mettere in affitto anche il suo utero. Beppe Grillo, ma che te lo doveva dire Serafino Massoni queste cose, Beppe Grillo? Dai Beppe Grillo, quest'opera va distribuita a tutta l'alta dirigenza pentastellata, capito? Capito, Beppe Grillo? Poi, cari amici, io che vi posso dire? La notizia la trovo qua. Lettera di Beppe Grillo, Corriere della Sera, martedì, 1 maggio 2016. Dai, Beppe Grillo, prendimi come ideologo del movimento pentastellato, ok, Beppe Grillo? Sveglia. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.